180G. Sostanzialmente cosa cambia? C'è l'ignoratura dello sterzo e sul modello vecchio rimane con pistoni più piccoli ma con una corsa più lunga, posizionati molto più in basso, tutto il gruppo inceneramento vedete che cambia anche, mentre su quella nuova, sulla serie 180G, abbiamo due pistoni di diametro maggiore ma più corti e anche l'inceneratura, come vedete, cambia in modo sostanziale. Queste sono le due particolarità più grosse. Dopodiché abbiamo dei particolari, la scaletta della salita cambia leggermente, il gruppo ingrassaggio viene posizionato in modo diverso, specchietti della cabina cambiano in dimensioni, in posizionamento. Un altro cambiamento sostanziale importante è l'apertura alla cofanatura. Sulla versione G abbiamo apertura elettrica, mentre sulla versione 180F vecchia abbiamo ancora la classica apertura manuale. Per accedere alla manutenzione. Per quanto riguarda la cabina, sostanzialmente nella serie G non cambia molto, è sostanzialmente uguale. Gruppo comandi, strumentazione, sterzo, volante, superficie di vetratura, tutto identica. Il cambiamento più importante è i comandi elettroassistiti, che danno molta più sensibilità alle manovre e probabilmente anche più precisione. La sensazione è diversa perché non si ha più la sensazione del flusso dell'olio idraulico. Ok, ma... un'altra particolarità è questo nuovo ecopedale, viene chiamato, dell'acceleratore. In pratica crea una contropressione alla funzione dell'accelerata. Tutto ciò serve a modulare e soprattutto a ridurre i consumi di carburante.
Grazie.